piano. Mi stavo seduta lì, senza dar fastidio a nessuno, quando all'improvviso una vecchia megera mi si accosta e mi si siede accanto. Lei lavora alla BBC, vero? Dice. Ho giusto qualcosa che fa per lei, dice. E mi allunga un cartoncino. Vuoi sapere cosa c'è scritto su? Uomini in vendita. Che diavolo mai intende dire? Dico. Uomini, dice. Di ogni tipo e misura. In vendita. Che cosa intende dire mai? Dico. È un congresso internazionale, dice. Per il divertimento e conforto delle donne funzionarie dello Stato. Alcuni dei ragazzi li può sentire al microfono, esclusivamente per il suo diletto, cantare motivi popolari mai sentiti. Il tè è offerto dalla casa, ogni giorno pasticceria fresca, della migliore qualità. E allora del tè, cabaret, i nostri ragazzi eseguono danze rare, importate persino da Buenos Aires, con niente addosso, salvo un paio di gentile da niente. Sono tutti provati e collaudati, della migliore qualità e ad un prezzo ragionevole. Se gliene piace uno per le sue caratteristiche personali, lo può comprare, e per lei ad un buon prezzo. Alla BBC sarà piacere nostro effettuare un'offerta speciale. E se non dovesse rimanere completamente soddisfatta, può ritornarci indietro entro 7 giorni e le verrà rimborsato il denaro. Molto gentile da parte sua, dico, ma non ha bisogno d'altro. Ed ho lasciato cadere la cosa lì. Uomini in vendita! Che idea curiosa! E che offerta insolente, non crede? Oh, ecco il cartoncino. Lo guardi? Pensa che sia uno scherzo o una cosa seria?